Carniolo, frazione del comune di San Vincenzo, a 38 km a sud di Roma. Abitanti 2700, metri 650 sul livello del mare. Prodotti principali, vino, frutta, olio, scarsi cereali. Industria principale, manufatti di terracotta, pipe e ocarine. Tutto sommato una località fresca e accogliente, non priva di attrattive naturali. Proprio per questo, una compagnia alberghiera ha pensato di costruirvi un albergo. Questa è la storia della prima stagione dell'albergo e dei suoi villeggianti, e un po' anche degli abitanti di Carniolo, che non hanno mai visto né alberghi né villeggianti. Buongiorno signore, serve niente? No, grazie, faccio da me. Buongiorno. Non sei gentile con chi vuole aiutarti? Sì, mi faccio aiutare dai somari. Beh, sì, non vi aiutati fra di voi? Non fare lo spiritoso e spegni quella radio piuttosto. Accidenti. Così impari a comprare la macchina con motore dietro. Ma che c'entra? Vuoi stare zitta? Come no, io devo stare sempre zitta. Ma se dava il retta a me, invece di venire qui, andava al mare e la macchina non si guastava. Già, perché i motori, l'aria di campagna fa male. Intanto al mare non ci vai più, va bene? Non va bene per niente. A me va bene il mare. Sì, e va bene anche per quei quattro giovanotti che ti trascini lungo la spiaggia. Bailar merengue, hay que merengue, la 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 la. Che gli serve una mano? No, grazie. Il pullman dell'albergo. Io vado su con questo. Prego, signora, prego. Grazie. Va presto, tesoro. Gli mando un meccanico dall'albergo, eh? Certo, venire qua su con quel bidone. Perché? È una bella macchinetta. Ma io mica dico della macchina, parlo del marito. C'è mai stata da queste parti? Ci abbiamo un sacco di bei manorami. Dio, Dio Santino! Che c'è? Arriva la corriera! Sono arrivati gli signori! Ammazzali quante balisce ci hanno! Ha visto quel signore quando è grasso? Oh, ma che guardano? Che se credono che sono arrivati i marziani? Oh! Salve! Guarda, ti ho portato qua la roba, cerchi di scaricarla subito perché io me ne vado, eh? Briga! E di assen corpo, che come si bello con qua di chisa! Beh, com'è andata? Che dicono i villeggianti? Che hanno detto? Ah, si danno le arie! No, che c'entra, poi ne parliamo, dammi il pacchetto d'Eva! Eva? E che ti sei messa a fumare sigarette da donna? Ma mica so per me, so per un villeggiante! Un villeggiante uomo? Oh, ci vediamo dopo! Speriamo, ma c'ho tanto da fare! Fumano le sigarette, Eva! Ecco le sigarette. Grazie. Prego. Hai visto, Checco, quanto si è fatto cavaliere? È un'altra po' che sta all'albergo con le signore, lo fanno pure commendatore. A lei, c'è una macchina nuova, te la vengi a fare permanente? Ma fatela te! Buongiorno signori. Buongiorno. Buongiorno signori. Buongiorno. A che ora si mangia qui? La prima colazione è alle 9, signore. Prima colazione? Allora ce n'è più che una. Hai sentito? Mi piace questo posto. Mi piace. Signore, signori. Ben arrivati. Ah, a me sembra un posto tranquillo, non ti pare? Pure troppo. Buongiorno, signori. Buongiorno. Oh, Aluscia, come stai? Avete fatto un buon viaggio? Ottimo, ottimo. Si sta bene? Qui si sta molto bene, capirai? L'albergo è nuovo, la gente ne verrà pochissima, magari volete studiare. È un posto tranquillo, pacioso, è una bellezza. Alberto, stai attento. Scusi tanto, sa? Ma sono bambino, è una sciocchezza, prego, signora. Se la figlio mio sai sganzoni, ma che sono altro? Camera 18, prego. Grazie.
I signori sono prenotati? Sì, sono prenotati. La camera numero 6, vero signori? Sì. Ecco, sono sparite tutte. Io non capisco proprio. Abbia pazienza, Alfredo. Accompagni lei, signori. Io? Sì, volentieri. Prego, signori. Si accomodino a sinistra. E se mi fa schifo, i valigi devi portare da voi. La camera numero 6 ve l'ho fermata io, è una delle migliori. E mi raccomando, studiate, se no so dolori, eh? E non vi pulite le scarpe con le coperte del letto. Ma che cosa dici? È mio figlio, signor Ferrari. Suo figlio? Sì. Lei ha un figlio? Sì. Quello più bello. Quello più alto. Studia. Fa il quinto anno di medicina. Anche l'amico. Due seguaci di Esculapio, eh? Ebbene, non lo so, ci hanno tanti professori che vuole. Che cosa fanno qui? Sono venuti per studiare. Siccome devono dare degli esami, allora mio figlio, quando posso, lo porto volentieri con me. Per esempio, 2 anni fa ha fatto i fanghi ad Ischia. L'altro anno ha fatto le acque a Montecatini. Quest'inverno a Bologna ha fatto la polmonite. E capirà, faceva un freddo. Una bella soddisfazione, no, avere un figlio medico? Lo credo, lo dice a me. Vede, signor Ferrari, non ho che lui. Anzi, volevo pregarla ad un favore. Dica. Qui in albergo mi rincrescerebbe se si sapesse che io sono il padre di mio figlio. Non per me, più che altro per lui. Capisco. Per conto mio, stia tranquillo. Grazie, signor Ferrari. E poi vedrà, sono due bravi ragazzi. Sono venuti qui esclusivamente per studiare. Ma che, si sta spogliando? Ma ci avrà 200 anni. Io non capisco com'è questo fatto. L'albergo è nuovo, le donne sono tutte vecchie. Sai che paura ho io? Sì, che qui ci tocca studiare, per forza. Prego. Prego. Oh, per carità. Grazie. La signora è prenotata? Sì, Pozzi. Signorina Margherita Pozzi. E anch'io sono prenotato, Rossi Aristide. Lasci, faccio da me. No, grazie, non sono abituata a scrivere con le penne degli altri. Sa, è questione di mano. Sì, sono d'accordo con lei. Ah, abbiamo la stessa penna. Già, vedo che anche lei non è abituato a scrivere con le penne a sfera. Oh, per carità, senza contare che i numeri scritti con le penne a sfera si possono cancellare facilmente. E specie per gli assegni la cosa non è affatto piacevole. Sai, io lavoro in banca. Ah. Pardon, il 20... dicembre. Ah, Sagittaria. Già. Io sono della bilancia. Ah, sa qual è la virtù per i nati sotto il segno della bilancia? Sì, la speranza. Infatti spero di passare un mesetto di assoluto riposo in questo albergo. Ho bisogno proprio di ritemprarmi lo spirito e i nervi. Già, lo spero anch'io, ma vedo che qui c'è un po' di confusione. Sì, molti bambini. Scusi, qui non capisco, maternità? Antonietta, fu Antonietta. Le mamme vengono sempre a mancare troppo presto. Veramente la mia aveva 86 anni, ma del resto le mamme non hanno età. Mia madre ha 60 anni e più la guardo più mi sembra bella. Già, beh, arrivederci. Rossi, molto lieta. Pozzi, lietissima. Caro amico, Pascoli è sempre un gran poeta. Mi sembra che quei versi siano di De Amicis, signore. Lo so, ma che c'entra? Non per questo Pascoli non è un gran poeta. Lo legga. Ma che... Tieni. Oh, ragazzi, è mai finito, eh? Ma se rimasta gli ha letto lo sgalassù. Andiamo a mangiare, va. Aspetta, vediamo a che tavolo si piazzano le pane. Ma dove? Qua non ce n'è neanche una passabile. Qui è clausura completa. Intanto ti ho riscordato questa. E tu t'hai riscordato del marito. Non è il marito. No. Vivono more uxorio. Il sottoscritto ha già indagato. E poi è pure sudamericano. Sangue caliente. Scusi, sa, si potrebbe togliere che devo piazzare il filo. Ah, senti, Pittangrillo. Sandrino, cosa stai facendo? Non importunare, signore. Ma per carità, signorina, le pare, nessun disturbo, anzi, il nostro piccolo Guglielmo Marconi, siamo amici, vero? Permette, io sono Gianni Marchetti, il mio amico Luciano Marini. Sì, va. Oh, buonasera, signora, si buonasera. Vede subito. Ma perché non ci accomodiamo in sala, sì, da pranzo, sì, andiamo, su, prego, vieni, signora, Sandrino, prego. Levati la cuffia, sempre con questa cuffia. E fa con le madre. Ma quando è arrivata lei? Bossina ammazzata, ma che fate? Ma che dormite? Sveglia! Dove hai questi spaghetti? Sempre il 38! Ma quale 38? Il 38 gli spaghetti la mangiare i tre forti! Sveglia! Ma dove lavoravate prima di qui? In una caserma? Ma se è la prima sera, domani andrà meglio! Andrà meglio sì, clienti, se ne andranno tutti, andremo meglio sì! L'animaccia tua! Sveglia! Pardon, scusa, no, prima quei signori, abbia pazienza, Prego, prima le signore. Grazie, permesso? Dottore. Beh, dottore, come dicevo, siamo ancora al sesto anno. Al quinto. Come?
No, dico, al quinto tavolo c'è un medico. Qualora avessero bisogno di qualche cosa, senza complimenti. No, 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 grazie. Si parlava con i signori che studiano medicina. Ah. E si specializzano? Sì, ginecologia. Oh, ginecologo. Senti, Silvana, interessante. Papavero, ma tu non parli mai. Cameriere! Vengo! Mangia, mangia, che te fa bene. Cameriere. Vengo. Cameriere, insomma, vuole servirci subito, premura, devo partire. Un attimo, signore, la prego, e sono da lei. Senti, vuoi smetterla? A tavola non si canta. A tavola non si canta, in macchina non si canta. Quando si canta? E comportati come una signora. Cerca di ricordarti che non sei più una ballerina. No, tu non sei più la ballerina. Sediamoci là, Silvana. No, violino zicano. Ti pare che in un albergo come questo poteva mancare? Proviamo a metterlo, vediamo che effetto fa. Ah, questo è bello. Vogliono accomodarsi, prego, si siedano pure. Balliamo, signorina? Il tango, no, per carità. Ecco le ragazze d'oggi. Vede, dottore, per loro questa è roba che non va. Beh, perché non diamo noi una lezione a questi ragazzini? Diamogliela un po'. Per me il tango è sempre il tango. Quante cose mi ricorda. Siamo dei sentimentali, eh? Bei tempi. Scusi, Alfredo, chi è che ha preso il dolce, il 23 o il 28? Guardi un ecco, po'. Ecco, il 28 o il 23, sa, non mi ricordo bene perché ho scritto in fretta. Faccio una cosa, lo metta in conto a tutte e due. Tanto mi piace rimettere, che gli importa, scusi. Il meccanico ha mandato la mia macchina. No, abbiamo mandato il nostro lista a ritirarla, signore. È pronta? Sì, sì, dottore, è pronta. Va bene, grazie. Prego. Senta una confidenza. Dica, sa. Ah, grazie, signore. Qui deve venire molta altra gente. No, può stare tranquillo, dottore. Tutta una clientela rispettabile. Lei avrà notato, è un ambientino familiare. Come vede, signore, bambini, vecchi. Sì, e giovanotti. Giovanotti? Quali giovanotti? Ah, quei due. No, quei due sono due studenti universitari. Sono qui per prepararsi agli esami. Questo che balla fa un po' lo spiritoso. Ma come dice il proverbio, can che abbaglia non morde. E quell'altro seduto? Ah, quello è mio, è un bravo ragazzo. Un ragazzo molto serio, a posto. Sì. Sì, sì, sembra anche a me un tipo inoffensivo, sì, diciamo, sì, ecco. Quello. Sì, ma caro dottore, quello, quello lì... cosa? No, dico quello lì, caro lei, ci ha proprio indovinato. È un tipo tranquillo, calmo, per carità. È una persona così da bene. Buonasera, signora. Buonasera. Buonasera. E smettila di ballare. Pensa a scrivermi tutti i giorni. Anche se ti invitano, non devi ballare, hai capito? E non dimenticare quello che t'ho detto. Sì, va bene, non lo dimenticherò. Va bene, sta tranquillo. Prego, dottore. Buon viaggio. Torna pure dentro. Ciao, buon viaggio. Certo, povero dottore, fare un viaggio così lungo, solo, di notte. Eh già. Si trova bene qui, che gliene sembra? Servono bene, eh? Sì. Ben condito. Sì, non c'è male. Ma lei è straniera? Sì, brasiliana. Allora oriunda. Checco! Checco! Ciao, Lella. Beh, hai finito di fare lo scivoloso con quella là? Ma che scivoloso? Quella è una cliente. Già, però le sigarette erano per lei, t'ho visto, sta? Ma per forza, io ero qui, mi ha chiesto di comprare le sigarette e io gli ho comprate. Perché non compri le sigarette per le clienti brutte invece che a quelle carine? E che quella è carina? Ne piasse in corpo se ci ho fatto caso. Ah, Olella, ma che fa? E zitto, che qui c'è gente. E a me le piazzate non mi piacciono. E adesso cammina e portami al cinema. Andiamo? Signor Rossi.
Signorina Pozzi, mi dispiace di averla spaventata, ma c'è un maledetto rumore, lei non lo sente? Sì, il rubinetto. Non riesco a chiudere occhio. Oh, come mi fa piacere, signorina Pozzi. Mi fa piacere sentire che anche lei ha questa... ipersensibilità. Ecco. Io la chiamo ipersensibilità. Non è pignoleria, come diceva mio zio. Ma da dove proviene? Di là. Sì, sì. Sì, sì, di là. Provi. Permesso? Scusi, no? Ecco. Bravo, grazie. Proprio bravo. Grazie. Ma lo sa che dormono con la finestra chiusa? No. Perché anche lei... Ah, sempre aperta, estate e inverno. Brava. Buonanotte. Buonanotte. Avanti. Oh, scusi, signora, non sapevo. Cosa vuole? Scusi, è che io alloggio nella camera qui accanto e... La avverto che mio marito è partito poco fa. Ma potrei anche tornare. Oh, signora, non vorrei che lei equivocasse. È per la radio. La radio cosa? È mezzanotte e mezza, sa, queste costruzioni moderne, le pareti così sottili. Oh, nella sua stanza si sente la mia radio. Oh, glielo giuro, per fare una prova, venga nella mia camera. Oh, come no? E anche c'è una bottiglia di cognac, vero? Signora, prima di tutto io non bevo e poi sono un gentiluomo, sa? Va bene, non si arrabbi. Quando la mia radio le dà fastidio, non venga qui da me. Basta che lei bussi sul muro. D'accordo, due o tre colpetti. Come Radio Londra, ricorda? Così. Chi è? Ha sentito? Buonanotte. Buonanotte. Scrivigli che qua sono tutte persone per bene e molto, molto anziane. Rassicuralo e digli che può stare pure tranquillo. Ma di che cosa deve stare tranquillo? Quando si ha la fidanzata lontana si è sempre un po' gelosi. Certo, se ti vedesse con quei due giovanottelli che ti girano intorno... Per me possono girare quanto gli pare, non mi interessano. Brava. Lo sai che appena torno a Roma Fabrizio mi fa prendere lezioni di guida e forse mi regala una macchina. Una macchina? Accidenti! Beh, lui le vende. Sì, ma prima di venderle le compra. Oh, a proposito dell'appartamento di via Catullo, gliene hai parlato? Papà l'ha lasciato a te e a ottobre scade il contratto con gli inquilini. Io la casa la voglio ai Parioli. Hai ragione, ma dove lo trovi un marito così? Sei fortunata, va? Perché? Tu no? Io moltissimo, con tuo padre ci siamo voluti veramente bene e vorrei che fra te e Fabrizio fosse la stessa cosa. Oh, aprite! Ma perché avete chiuso a chiave? Perché ho il ferro attaccato. Io il gabinetto non l'ho trovato. Ti ho detto, la terza porta, prima delle scale. No, lì ci sta una vecchia, alla porta appresso c'è un'altra vecchia, hai capito? Vuoi metterci i saluti? Sì. Ma no, no nel lavandino, zozzone! Avanti. Permesso? La colazione, signore. Mette sul tavolo, per favore. Prego. Risponda lei? Prego. Pronto? E come chi sono? Sono il cameriere. Ah, è lei, dottor Bianchi. Buongiorno. No, la signora è nel bagno. Io? No, io non sono nel bagno. Ho portato la colazione, il telefono ha squillato, ho risposto. Ah, ecco la signora. Grazie. Prego. Pronto? Sì. Mi fai fare sempre questa brutta figura. Il cameriere, sì, quello brutto. Scusi, sa. Sì, ti ho messo sul comodino. Sì, no. Sì, no.
Va bene? Ti telefono io, stasera. Alle 9, va bene? Ciao, ciao. Ti telefono stasera, alle 9.23. Ti telefono stasera. Proliferazione intestinale da infezione coccica. Ma guarda che giornata. Dai, dai, va. L'infezione coccica. L'infezione coccica. E le pantofole mie? Ce l'ho io. Mica possiamo fare soltanto con le pantofole mie. Certo che quella Silvana è carina. Sì, ma ha un difetto. Quale difetto? È una sola. Tu come ti metti? Oh, senti, mica possiamo fare soltanto con le sigarette mie, no? Avanti. Avanti. Buongiorno. 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 Questo se l'ho battuto. È se per lui. Ma io mica l'ho chiesto. Me l'ha detto il capo cameriere. Eh già, lui è il figlio dell'Oca Bianca. Lei è di Venezia? Quasi, di Conegliano. Ah, e c'è la grappa buona a Conegliano. Sì, signor. E cos'è meglio, la grappa grappa o la grappa di prugne? È meglio la grappa grappa, ma comino che se niente da far, perché sono una ragazza onesta e confidenza ai clienti non che ne do. Riverisco. Qua non ci scappa nemmeno il premio di consolazione. 500 lire, signori, una magnifica gita al lago! Andate e ritorno per solo 500 lire a persona! Ce ne sono rimasti solo pochi posti! No, no, e qui dobbiamo studiare, e niente gite. Ecco, siamo quasi arrivati! Ehi, voi, non toccate la frutta! Da sti parti i contadini sparano con la doppietta caricata a sale! Dio mio, ma Sandrino, dov'è? Sandrino! Ah, questi figli, caro dottore, quanti grattacapi danno. E a chi lo dice, signora? Perché lei ha un figlio? No, io ho un padre. Ah. Io mica lo so come fate voi donne. Riuscite a tirar fuori un costume anche se state al Polo Nord. È perché siamo più previdenti di voi, ecco tutto. Di me no, aspetta. Ah, bravo, io credevo che l'idea ti fosse venuta improvvisa. L'idea di non studiare non mi viene mai all'improvviso, è connaturata in me. Dai, levati i pantaloni pure tu. Ah, non posso. Io sotto ciò connaturate e le mutande normali. Vada, signor, non si preoccupi, se vi è qualcuno, ci sto attento io. Sente un po'. Chi è quella ragazza che parlava con lei ieri? È mia sorella, perché? Niente, carina. Così. Beata lei. Perché? No, dico beata lei che con sto caldo si può fare pure il bagno. Non mi piace fare il bagno in acqua dolce. Prendi un po' di sole. E allora andiamo a vedere la famosa sorgente. La conosce? Perché è famosa? È famosa per la leggenda, no? Venga, ce l'accompagno io. Una volta, al tempo degli antichi guerrieri, successe un fatto miracoloso. Giovanotto! Giovanotto! Ah, eccole qui. Oh, venite che mangiamo, quello se ne va a spasso. Pensiamo a noi. Accidenti, quanto è fredda. Bene, rinvigorisce i muscoli. Ai... Che c'è? Il polpaccio, un crampo. Oh, il freddo, lasci fare a me, stenda la gamba. Ma per fortuna rinvigoriva i muscoli. Beh, si vede che questo si è rinvigorito troppo. Lì, non mi fai mica male. Ah, ma il crampo si potrebbe estendere a tutta la gamba. I muscoli delle gambe sono tutti collegati. È lo stesso sistema. E a me come sistema non piace per niente. Si fidi di me, se no che paziente. Io non sono affatto paziente. E non sono neppure quella che lei crede. E per giunta sono anche fidanzata. Ecco, signora, venga a vedere. Una volta mica c'era, Ah, no? Qui un antico guerriero stava per morire di sete quando ecco che gli appare una bella ragazza, tutta bionda, ma proprio bella, sa. E allora? Bella come lei, signor. Grazie, è molto gentile. E allora la ragazza dice al guerriero, ma c'hai proprio sete? È tutto un botto? È tutto un botto? È tutto un botto? Da per terra zompa fuori uno zampillo d'acqua. Proprio una bella storia. Checco, le merende! La chiamano, vada, vada. Sei fatta male? Già, un crampo. Vuole che le faccia un massaggio? Scommetto che avete fatto pure la conta. Ma quale conta? Non faccia il finto tonto. Tipi come voi li conosco. Prima ci provi tu e se non ci sta ci provo io, no? Ma guardi che... Beh, non ci sto né con lei né con lui, chiaro? Ma come, nude? Ma fa bel piacere. Ma te dico di sì. Ci aveva tutte le cosce di fuori. E poi c'era pure Checco che faceva lo scemo con una di quelle. Lo sai che te dico? L'altra volta ci vado pure io a farmi il bagno al lago. Ciao, Renato. Ciao. Ha sentito, signori?
Ma sarà vero? Ma, mi non so. E poi, cosa c'è di straordinario? Perché voi altri il bagno come ve lo fate col vestito indosso? Piuttosto, non sarà un po' gretta? No, no, lei cerca per lo forte. E poi qui abbiamo il modello e al modello ci dobbiamo attenere. Salutiamo. Ciao, Carli. Ma che bel pantalone ti sei fatto. Ti piace? È bello. È un fresco di shampoo. Poi sta bene tutto nell'insieme, eh? Oh, rifilami un po' sto baffetto che mi è bene tutto da una parte. E come no. Grazie tante. Con permesso? Prego. Forestiera? Settentrionale. Pensa un po'. Carletto nostro è un attore. Ah, davvero? Beh, insomma, un po'. Fino adesso mi hanno pubblicato qualche fotografia sul giornale. Beh, sì. Tanto così si comincia. Già, sì. Ecco fatto, signorina. Ma non le pare che sia un po' gretta? No, no, anzi, fa tipo. Poi, come si dice, ogni riccio un grabiccio. Sì, fa tipo. Sì. Sorte? Prego? No, dico, nell'uscire, sorte fora. Ah, sì. Mi fa piacere. Buongiorno. Buongiorno. Ti saluto, Bertigù. Sempre al servizio. Importuno? No, per carità. Lei conosce Firma Illustrato? Il giornale? Sì. Sì, beh, no, non so se hanno dato, scusi tanto, eh. Ecco qua. Volti nuovi per lo schermo. È lei? Sì, sì, questo qua, so io. E come fa a riuscire così bene? Eh beh, so spontaneo al naturale. Ciao, Carle. Uè, buongiorno. E chi è? Ha una qua del paese. Gente provinciale. A me mi sta meglio la donna settentrionale, perché c'ha più maniera. E poi è più simpatica anche a parlare. Sì, sì, sì. Santi, che c'è? Prepara un po' 50 litri per l'albergo. Tra un po' ripasso. Preparo subito, invece. 50 litri. Zio Santì! Zio Santì! Che vuoi? Dice Donato che ha visto Checco coi somari e stava presso a quella signora e faceva il cretino. A quella signora dell'albergo, quella alta. Pure l'altro giorno l'ho visto con gli occhi miei. Ma che, mamma, ma è possibile che non ti importa niente? Quello mi piatta, capito che me lascia? Vabbè, 11 gradi. Ma perché te dovrebbe lasciare, dico io? Ma come perché? Perché è innamorato di quella là, ecco. Sì, ma è il libretto degli risparmi, che lo tiene? Tu o esso? Io? E a chi è intestato? A me. E allora non te lascia. Poi sta tranquilla che non te lascia. E beh, mi devo sta zitta, mi devo far ingannare così, mi devo. Ma chi ti dice che devi sta zitta? La lingua la tieni, le mani pure. E beh, fate rispettare, no? E certo che mi faccio rispettare, come? E va, cammina, cammina, non mi sta sempre a scocciare a me, no? Pace e bene. Pace e bene. Buongiorno. Buongiorno, buonasera. Buongiorno. Beh, ma che sta arrabbiata? Eh sì, e quella c'era col fidanzato. Porta un po' di vino buono per Padre Serafino. Grazie. E quando è che si sposano? Quando si sposano. Quelli non si sposano mai. Come non si sposano? È un sorsetto, Padre Serafino. Sì, ma poco, poco. No, giù, 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 giù. Ma che vuoi, quelli litigano sempre. Alla sera. Dalla mattina alla sera. Ma uno dei giorni, però, acchiappo un bastone e ci spaccio la capoccia a tutte e due. Ma questo è il vino dell'albergo? Oh. È arrivato Checco. Ma come sarebbe? Ma che te sei impazzita? Ma ne vuoi spiegare? Non c'è niente da spiegare, è tutto spiegato. Ma che è spiegato? Oh, ma che è spiegato? Allora sai che ti dico? Ce lo sai, no? Che a te te manca una rotella e io me ne vado. E vattene. State attenta, che se io sorto, manco rientro più. Io te lo dico. Era Rossi, volo tu! Un momento, il libretto. Quale libretto? Come quale libretto? Il mio. Il tuo, il libretto è intestato propriamente a me. Ah, ho capito, Questo è un ricatto. Ricatto? Non so proprio cosa vuoi alludere, mio caro. Senti, uscite dalla parte. Qui se cacci a me ti caccia pure i sordi. Io non ho cacciato nessuno. Andiamo, tira fuori il libretto, hai capito? Tira fuori il libretto. Ah, io lavoro tutto il giorno, sa, non c'ho l'aria nemmeno da fumare. Eccoti, se lo gradisci, un pacchetto di trinciato forte. No, voglio il libretto, hai capito? Voglio il libretto. Nicola, va a chiamare la guardia. Ah, non te muove, sa, che te uno sganassone. Volemmo finirla, questa scena è cresciosa? Ma che dici? Ma chi è che ti ha insegnato a parlare così? E vabbè. E vediamo se io me ne vado. Ah, non vede quell'altra che ti aspetta? Ma chi è che mi aspetta? Chi? Ma tu sei fissata con quella là. Ah, però hai capito di chi parlavo. E tu la vedete mezzo. Brutto mascalzone. Ma io te rovina, hai capito che te rovina a te e a quella? Ma che te credi? Che sono pupazza, te credi? Te credi che io sono una che sta zitta in gola? Sei un vigliacco!
vigliacco, ecco. No, non sono un vigliacco. Lei è la Velluccia. Ma te ne vuoi andare? Ale, non fa così. Non è vero quello che ti hanno detto. Ti hanno riportato tutto male. Io a quella non la penso per niente, nemmeno mi piace. Sei un bugiardo, un bugiardo. Te giuro, mi fa schifo. Sì, sì. Io voglio bene solo a te, all'Elluccia mia. Dell'acqua minerale? Grazie. Una bottiglia d'acqua San Giorgio, per favore. No, San Giorgio no che ne sei, capiamo altre marche. Non fa niente, grazie lo stesso. Meglio niente, signorina, meglio niente. Oh, le acque minerali oggigiorno sono quasi tutte gassate artificialmente. La San Giorgio è una delle pochissime che faccia eccezione alla regola. Sì, sì, ha ragione. Anch'io non bevo che quella, altrimenti acqua pura. Sa quale altra acqua è ottima? Quale? La Sassoferrato. Sì? Sì, l'ho bevuta l'altro anno, la sorgente in Umbria. Ah. Una delizia. Nessun sapore, assolutamente come acqua normale. Una squisitezza. Ah, bella l'Umbria. Maleducato. Chi te l'ha insegnato? Guarda come fa papà. Senza né grassi né niente, eh? E sei saltata col sale. Benissimo. Disfunzione epatica? Eh sì. Chi non è malato di fegato oggigiorno? Anche lei però vedo che è un po' malandatina. Sì, mozzarella. A me il medico ha sconsigliato anche la carne. Sì? Dice che è pesante. Così in nature? Prego? Così saltata e basta? Sì, 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 sì. E la verità è che bisognerebbe mangiare riso bollito. Riso nature. E basta. È che siamo schiavi dello stomaco, cara signorina, diciamocelo pure francamente. Io, per esempio, le dico la verità, ogni 15-20 giorni uno strappo lo faccio. Spaghetti, burro e formaggio. Ma che roba, Eva, mamma, ah. Senti che musica. Jet, la chiamano Jet. Verdi, Verdi, dove sei? Ma signora, gliela assicuro io che sono una persona seria. Mi potrei dottore? Pensare, veramente. Così. Ma dottore, questo tango è nostro. Arrabbiata con me? No. 5-5, cambio. E ha detto che non sapeva giocare, eh? Lei ha detto che sapeva giocare, siamo pari. 6-5. Ma dove hai imparato? Non ho mica perso tempo a studiare come lei. Dove sei fermata? A terza liceo. Non le piaceva? No, è che poi mi sono fidanzata. Lei è fidanzato. Mi aiuti a cercarla. Ma dove diavolo si è ficcata? Cerchiamola giù. Non viene qua giù a cercarla con me? No. Ha paura dei lupi, forse? E che c'entra? Preferisco aspettarla qui. L'ha trovata. Ma chi? Perché mi ha chiesto se ero fidanzato? È così, tanto per dire. No, io non sono fidanzato. Beh, non si trova, rinunciamo. Aspetti. Deve stare qui, no? O qui. Guardi che questa è quella di ricambio, glielo giuro. Sì? Silvana! È arrivato Fabrizio. Ciao. Luciano, vieni a studiare, cammina che è meglio. Non sono riuscita a chiudere occhio tutta la notte. Rossa in un modo addirittura inumano. Se c'è una cosa che non sopporto e che mi fa impazzire, è quella di sentir russare. Va bene, signorina, le cambio stanza. Purché non mi dia una stanza vicina dei bambini, perché quelli, sa, la notte non dormono mai. Stia tranquilla, provvederò. Grazie.
Oh, buongiorno, signorina. Buongiorno. Ah, non è molto mattiniero, lei è in campagna, ci si dovrebbe svegliare prestino. Ma io sono sveglio dalle 6. Ah, sì, pensi. Trovo che l'ora più bella non ha la malinconia della notte, ma è altrettanto tranquilla e c'è una gran pace. Sì, come osservazione la trovo giustissima. Unisce i pregi diurni ai vantaggi notturni. Anch'io mi desto presto. Cosa fa lei di bello a quell'ora? Beh, sa, in quella quiete perfetta, in quella serenità veramente completa, io comincio a fare la mia bella barba, tutta la mia pulizia personale, con rispetto parlando, piano piano, e così sento che lo spirito si distende. Sì. Io sostengo che il 70% delle persone ignori quale sia quello spettacolo meraviglioso che è l'alba. Oh, dica pure l'80%, prego. Beh, forse sì. È magnifico il sole quando si desta al mattino così pallido, quasi avesse ancora sonno. Specie in campagna, non trova? È veramente la mia stanza è a tramontana. No, volevo dire a Roma, immagino che da lì... Eppure quella purtroppo è a tramontana. Oddio, il tramonto è sempre uno spettacolo meraviglioso. Ma uno spettacolo a sé, magari meno intimo perché se vogliamo lo vedono tutti. Ma certo che è un bel tramonto romano. Ha una voglia di dire, ma a Milano un tramonto romano non c'è? C'è posta? Lei non è carino con me. Non mi porta posto mai. Sì, solo di questo tipo. Non importa, andranno bene lo stesso. Quanto è? 60 lire. E anche i 3 francobollini, per favore. Lei è la sorella di Checco, vero? Chi gliel'ha detto che sono sua sorella? Checco! Tanto simpatico, no? Già, tanto simpatico. Arrivederla. Buongiorno. Mi dà la caramella? Mi dà la caramella? Ma che vuoi? La caramella, che mi hai detto prima. Ma sì, c'è la caramella. Basta che ti stai zitto, va. Ti piace così? Allora è vero, tu sei proprio matta. Ma che hai fatto? Ma come la sei conciata? Perché la signora dell'albergo le veste con gli spacchi, le può portare tua sorella no. Mia sorella? Ah, ti riesce nuovo? Non gli hai detto l'amante tua che io sono tua sorella? Ma non è vero. Non è vero che? Non gli hai detto che tu sei mio fratello? Ma quella ha capito male. E non è l'amante tua? Magari. Brutto traditore che non sei altro, io che mi sono fidata di te. Io voglio bene solo alla Luccia mia, quella manco mi piace. Linguaccia di serpente avvelenato. Ma è sempre quella volta lì, quel giorno dei somari. Te giuro, non ci ho avuto più contatti. Me devi credere. Però prima ce l'hai avuti, eh? No, te lo giuro. E su che giuri? Giura su tuo padre? Sì. Come si chiamava tuo padre? A Genova. Ecco, giura su Santa Genova che non ci hai fatto niente, che non ci fai e non ci farai niente, nemmeno dopo, giura? È un giuramento così lungo che manco ho capito tanto bene. Beh, cammina, cammina, adesso te lo faccio capire io. Padre? Che c'è? Padre, un momento. Giura davanti a padre Serafino. Lo giuro. Bacia il cordone benedetto. Bacia! Dica, ma che mi fai tutto da voi? Io non devo sapere niente. No, è un giuramento di fedeltà, padre. Ah, ho capito. E se un uomo lo deve mantenere? Giusto. E se tu sei una donna, vai a casa, leviti quella veste e mettete quella che ti ha insegnato mamma, hai capito? C'ha ragione il padre. Tu stai zitto. Che tu stai zitto. Pace e bene.
Mo sei contenta? E mica tanto. Io ti ci vedo proprio brutto in quell'albergo. Tutta gente corrotta. Specialmente le donne. Chissà che faranno la notte. Ma che hanno da fare? Magari quelle faranno pure le orge. Tutto il cucuzzaro. E perché tutto il cucuzzaro? E quante se no? Quattro cucuzze. E perché quattro cucuzze? E quante se no? Sette cucuzze. Fate un altro sonno. Chi è sette cucuzze? Perché sette cucuzze? Non vale, deve fare la penitenza. Mi pare che con questo gioco la facciamo tutti la penitenza. E allora perché non la piantiamo? Balliamo, signora, tanto per fare qualche cosa. Benissimo, eh? Un po' di musica. Signora, lasci fare, alla musica pensi. Bene. Lavora a Cinecittà. Qual è? È quello col vestito blè. Va, ma mi raccomando, io non ti ho detto niente. Come so? Sei bello. Scusi, tanto. Buongiorno, dottor. Permette? Permette, scusi, No, no, grazie, è vuota, no, io non fumo. La tengo solo per bella apparenza, grazie. Scusi se ci ho interrotto eventualmente un po' il ritmo. No. Lei è di Cinecittà? Sì, sì. Vorrei due parole, permette, scusi. Prego. Adesso. Sì, sì. Ecco, io propriamente sono un attore. Lei si può anche assincerare se vuole, io ho qui tutto quanto il materiale. Questa, tanto per fare un esempio, mi pare molto riuscita. Molto bene. Suo padre? No, no, questo so io. So io che rappresento un capitano di una nave un po' ubriaco. Sì, questo invece, contrariamente, è un personaggio un po' esotico di quelli che si fanno tante volte. Sì. Beh, certo, con un po' di musica indiana fa più effetto. Poi io mi presto anche a una grande quantità di personaggi, vero? Come esempio questo con tutti i capelli bianchi da persona anziana. I capelli bianchi non sono i miei, sono affittati qua dalla Filodrammatica quando noi abbiamo fatto la morte civile. Sì, lei che parte faceva? Io facevo quello che prende il veleno, che fa... Cosa dice? No, il veleno mi gonfia la lingua. No, il veleno mi gonfia la lingua e allora non posso più parlare. Senta, giovanotto, io sono venuto qua per riposare. Sì. E poi io sono solo un ispettore di produzione. Sì, sì, no, si vede subito. Quindi io non scrittura, tu. Ah, no, non lei dovrebbe andare a Roma. Ah, devo andare a Roma, va bene. No, io vado a Roma, sì. A Cinecittà vado. Beh, fino a prova contraria al cinema lo fanno lì. Sì. Oh, ma posso andare a nome suo? Posso andare? Sì. Vada a nome mio. Vada a nome mio. Sì, grazie tanto. Arrivederla, Sì. Vada a Roma. No, mi dispiace. Arrivederci. Mi dispiace di averla interpollata in questo frangente, ma era importante. Grazie, dottore. Come è andata? Grazie. Cose grandi. Ti dico una parola sulla Roma. Cinecittà. Mi aspettano. Permesso? Non sascio a ballare. So, fai un pochetto. Dottor, guardi e riferisca. Posso fare coppia? Grazie tanto. Uno e due, uno e due. Un passo avanti e un altro indietro sotto la danza.
Sì. Ah, no, 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 no! Ci sono cascato terzo mare, mi fa male. Lei balla molto bene la samba, eh? Oh, sì, sono brasiliana. No, io sono di Corniolo, sono più portato per la danza classica. Pronto? Portiere? Sì, signora. Certo, subito, signora. Checco? Sì? Il numero 18 deve consegnarle una lettera per il treno di domani mattina. La signora Dolores? La signora Bianchi. Vabbè, ma perché non ci manda Ines? Se non vede, io sto lavorando. Non ci mando Ines perché ci mando lei, ha capito? Vabbè, io vado. Quando il superiore ordina una cosa, io obbedisco. E svelto! Vado, vado. Che succede? Ai, oddio, oddio, mannaggia. Ma come ha fatto? Si è fatto male? No, mi sono fatto bene. Che gli avevo detto io? Gli avevo detto, eh? Questa è Santa Genole. Ai, oddio, 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 mannaggia. Avanti. L'autista si è infortunato, se vuol dire a me. Infortunato? Una cosa da nulla, si è storto una caviglia. Può dare a me la lettera, signora. Oh, sì, subito. Mi scusi, però è molto importante. Espresso? Ah? Huh? Sì, meglio. Grazie. Chi è? Sono io, signor Rossi. C'è una sorpresa. Un momento, prego. Scusi, eh? Permesso. Acqua San Giorgio. Al bar della piazza sono riuscita a trovarne due bottiglie. Oh, che sì. Bellezza. Che sorpresa. Un momento, prego, segga. Segga. Grazie. Lei non si siede? Sì. S'accomodi, prego. Fresca, fresca. Non volevo disturbarla, ma ho suonato tre volte per fargliela recapitare. Non si è fatto vedere nessuno. Le domestiche d'oggi. Anche da noi con mio zio ne abbiamo una che fa le faccende. Oh, se sentisse che pretese, sì. Va di bene, è di amatrice. Oh, le donne d'oggigiorno sono un vero castigo di Dio. Le donne donne o le donne donne, signor Rossi? No, dicevo le domestiche. Per quanto anche per quelle altre c'è tutta una letteratura, lei mi insegna. Donne e motori, gioie e dolori, come si dice, ma il buono e il cattivo c'è dappertutto. Faccio io. Grazie. Attenzione, perché per quanto sia poco gassata... Pronta coi bicchieri? Sì. Ecco, è veramente fresca, eh? Salute. Cin cin. Fa pizzicare il naso, eh? Fonti di San Giorgio imbottigliata per l'esportazione. Ah, ecco perché il tipo esportazione non è quella che dico io. No? E forse lei penserà che io sono un po' esagerato, magari un po' fissato, ma... No, per carità, anch'io ho le mie piccole fissazioni. Del resto, chi non ha le sue, anche se si sforza di nasconderle. Ricorda i versi?
se a ciascun l'interno affanno si leggesse in fronte scritto? Quanti mai? Taran taranno ci farebbero pietà. No, guardi che il bucatino, sa, è che mi sono seduto su bucatino. Bucatino? Sì, un piccolo bucato, sa, certi indumenti proprio intimi, io me li lavo da me in camera mia, non tanto per economia, intendiamoci, quanto per l'igiene. Oh, ma anch'io. Ah, sì? Sì, finché si tratta di abiti o di indumenti, ma la biancheria intima mischiarla con tutta quella della gente dell'albergo. Oh, certo, le lavanderie degli alberghi sono vivai di microbi. Gradisce un altro po' d'acqua, signorina? No, grazie. Se è fatta tardi ho un po' di sonno. La saluto. Buonanotte. Però è anche lei il suo piccolo bucatino, brava. Non vorrei peccare di presunzione, ma credo effettivamente di farlo meglio di lei. Certo, lei è una signorina. E lei è uno scapolaccio disordinato. Buonanotte. Buonanotte. Oh, abbiamo fatto quasi mezzanotte. Vuol dire che domattina vi alzerete un po' più tardi, tanto per voi. Oh, ma io lo dicevo per lei che deve ripartire. Oh, beh, allora arrivederci e grazie per la bella gita. Buonanotte. Torni sabato? Certo, e magari se posso faccio un salto anche durante la settimana. Domani vado a via Monti Varioli per l'appartamento nuovo. Allora buonanotte. Beh, dico, ma nemmeno un bacetto. Certo. Eccola! Piantala! Oh, e che piante e piante? Che bisogna che ti dai da fare? Io con le zanzare mica c'ho la guerra privata. Ah, io non le sento. All'anima che cotta che ma hai. Ma quale cotta? Ma che vuoi? E impicciati degli affari tuoi, che è meglio. Sta figlia di una... Beh, ma dove stiamo? In Maremma stiamo. Qua mi stanno mangiando vivo le zanzare. È meglio, così prenderanno tutte la colpa. Andiamo, Biglio, a che? E l'uovo battuto? No, grazie, non mi dà. A noi? A questo no. Però le aranciate, i whisky giù al bar, quelli sì. E tanto c'è il frescone che paga. Andiamo su, bevi. Non mi va. Se non ci sono pure i savoiardi, gli fa schifo. Ah, ma che c'hai? Ma che c'hai? Boh. Ma come boh? No, papà, non ho niente. Ho soltanto un po' di mal di testa. L'amor, l'amor, l'amor. Ma niente, niente. Perché è arrivato il fidanzato di quella ragazzina. Come? Sì, buonasera. Comunque, io non voglio sapere niente, è chiaro, eh? Però è bene che tu studi. Perché se sei bocciata agli esami, siccome io non ho più una lira, è meglio che spadri. Capito? Va bene, ma adesso l'uovo lo metto qui, l'ho bevito mattina. Ah, vabbè, dopo le zanzare pure la puzza dell'uovo. Ma che puzza, questo è fresco. Mai battuto. E beh, quindi fermenta. Tanto vale levarlo di mezzo. Ma lascia fare, che tu te ne ce l'hai pure troppe. Lo metto qui. E studiate, studiate. Perché lo so che non fate niente tutto il giorno. Papà. Capito? Domani cominceremo sul serio. Vedrai. E magari, sarebbe ora. Buonanotte. 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 Seguiranno gare di gioventù, pesca reale, attrazioni, giochi pubblici. Mondanità, eleganza. Giochi di società. Matteo, pare il re delle coppe! E bello tu! Vacanza anche oggi. Ah, ma noi ci ripigliamo, abbiamo la dote del recupero. Cioè? Una bella sgobbata all'ultimo momento. È un buon sistema. Beh, quando non va, non va. Credevamo che questo fosse il posto adatto per studiare, invece... E invece? E invece ci sono troppe distrazioni. Davvero? Davvero. Arzo di siete! Il nero green scoperto venì al guerriero in mezzo a quel deserto. Cadde in ginocchio ad invocare il cielo. Acqua, acqua, gran Dio, per chi ti dimostrò sempre il suo zelo. Un orcio, un nappo, un bucchero, non so, una goccia. La fata apparve e come per inganto l'acqua scorgò cantando dalla roccia. Alla salute! Se lei e il suo amico avessero ancora bisogno di un'altra bella scusa per non studiare... C'è una festa anche al santuario di San Vincenzo. Quando? Sabato. Ci vogliamo andare? Ah, sì, ma sabato non viene il suo fidanzato.
Mi scusi, ma quant'è che lei è fidanzata? Perché? Già dimentica gli appuntamenti, è un guaio serio. E invece è da poco. 6 mesi. Sì. Strano. Che cos'è strano? No, è che lui sembra fidanzato da molto tempo. Guardi che io scherzavo, non ti sarà mica offesa. No, non mi sono offesa. E allora nemmeno io scherzavo. Le dispiace forse che il mio fidanzato abbia 37 anni? Beh, anche se ne avesse 19 come lei, mi dispiacerebbe lo stesso. Mia cara, son qua. Come ti sta ben vestito così? Quando t'avevo visto al corteo, a momenti mi ciappava un colpo. Cosa diga? Mia cara. Cosa sei nato? Un bollastro. Ma chi te sei nato? Non è nato nessuno, no? Semmai c'è sta un morto. E chi sei morto? So io il morto. Se non riesco a fare sto viaggetto a Roma, so un artista finito, va bene? E perché non lo puoi fare il viaggio a Roma? Mi non capisco. Oh, ma posso andare a Roma senza mezzi adeguati? Cinecittà è sempre Cinecittà, te pare. Quando poi devo parlare con un regista, dico un po' di porca figura, ma la vorrei fa. Se per modo di dire devo offrire un ghinotto, che so io, un'orzata, un arcolico qualsiasi, dico qualche sordo un tacoccia, ma lo vorrei fa vedere? Certo. E allora? Te li farei anche avere, ma non go molto. Oh, ma chi ti ha detto niente a te? Scusami. Non go molto, non go molto. Perché quando c'hai? Dottore, questo tango è nostro. Che fai qui? Indovina un po'. Il salario. Sei venuta a ridare il salario mio. E perché? Non stavamo d'accordo? Non li devo tenere io i soldi del matrimonio? Sì, figlia mia, ma io lavoro tutto il giorno, non c'ho manco la lira nemmeno da fumare. E il pacchetto di trinciato che t'ho dato? L'ho finito. Ma che te credi, il tabacco è venuto e dura e più? E beh, certo, quando uno fa il fanatico a offrire sigarette alle signore. Eh sì, perché io offro le sigarette di trinciato forte, arrotolate a mano e leccate, no? Ah, perché lei fuma le Eva. Chi? Quella! Oddio, che strazio che sei. Mo ricominci con quella. Ma ho giurato. Ho baciato il cordone al frate. Ma che t'ho da fa'? Beh, vabbè, vabbè. Però ricordati quello che succede agli spergiuri. Hai visto il figlio di Rosa come si è ridotto? Gli sono cascati tutti i capelli. C'è una capoccia che pare una voglia del ginocchio. E te credo, c'ha avuto la digna. E beh, te può venire pure a te, stai. Ma te allora? Sì, sì. Sì, signora, benissimo. Ah, sta arrivando in questo momento. Dica, guardi un po' se c'è una raccomandata per la signora del 18, eh? Sì, sì, c'è. Sì, signora, sì, c'è. Senz'altro. Prego. Faccia un salto su e gliela porti. Anzi, ci vada senza fare un salto, che è molto meglio. Tu? Via. Avanti. Buongiorno, signor. Sono raccomandata per lei. Ma sa, lei sta bene così spettinato. Buongiorno. Aspetti. Chiudo la porta. Vuol darmi quelle sigarette sul comodino? Sia gentile, me ne accendo una. Lei è proprio strano. No, non è che sono strano. Sì, sì, era stanco tutto il giorno in piedi. Perché mi ha detto che quella ragazza è sua sorella? Giusto per dire qualche cosa. Per farmi la corte? No. Lei è un ragazzo molto serio, molto, molto fedele. Troppo. Ah, signor, io me ne vado, Va bene, digale, signor Farrari, prepararmi il conto. Perché? Perché domani parto.
Perché mio nonno? Mi sento troppo sola. Ah, signore, aspetta, eh. Io adesso devo andare, ma torno subito. Aspetta, signore, eh. Non te muove, che ritorno. Non è d'accordo? No. Se l'uomo è cacciatore, perché i greci simbolizzarono la caccia con una donna? Cosa lì? Minerva? Minerva? Diana, ecco sì, Diana. E i greci la sapevano lunga, magna Grecia. Io non direi l'uomo è cacciatore, ma direi piuttosto l'uomo è cacciatore, capisce, col punto interrogativo? Ah, è comodo per lei, così con un semplice puntolino interrogativo, eh? Pardon, è la donna stessa che è un punto interrogativo. Se ci fa caso, il punto interrogativo evoca proprio le fattezze femminili. Oh, non intendevo. Signor Rossi. Le giuro innocentemente. E lei, così malizioso, vuol farmi credere di non essere un cacciatore? Signorina mia, prego. Chi non è un po' cacciatore? Piccole scorribande giovanili. Una signorina di Fano, durante le bagnature nel 1987. La capricciosa straniera di Sorrento, la lingerista di Via delle Carrozze. Lingerista? Sì, la stiratrice. Cose che non lasciano il segno. E quelle che lo lasciano, Nix? Oi boh. Forse. Aveva 23 anni. Mi aiuta a dire incantevole, una parentesi meravigliosa. Ma io purtroppo ho il mio carattere. E insomma, d'improvviso, la divinazione. Ebbi davanti a me il quadro di che cosa sarebbe stata la nostra vita se... Non aveva sensibilità. Per dirgliene una, quando mangiava la minestra, per esempio, faceva quel rumore caratteristico tremendo. Per carità, basta! E così mi feci forza e... Ruppe? No, veramente ruppe lei. Cacciatore, dica pure cacciato. Come deve aver sofferto? Ma io la sto rattristando con i frammenti delle mie amarezze inutili. Ma piuttosto mi dica di lei. Andò sta a padre Serafino? Non c'è, ma che volevi? E me deve sciogliere. Ma che te deve sciogliere? È una cosa che faccio io. È andato al convento di Palazzolo. Ma come mai una donna con le sue qualità, le sue doti, è ancora... Zitella. No, intendevo dire nubile. Sono stata fidanzata 2 o 3 volte anch'io, ma sono stata sfortunata come lei. Se una donna non ha sopportato le sue, si figuri se un uomo poteva sopportare le mie... Fisime. Perché chiamarle fisime? Sì. Non vogliamo chiamarle così? Fisime? Sì, è vero, così le chiamano gli altri, quelli che non ci comprendono, ma intanto eccoci qua. Oddio, per lei è diverso, ma la mia età è ben triste essere soli. Oh, ora è lei che esagera. Sa cosa penso? Che a noi due va proprio bene quel noto verso, non so se ricorda, i fiori che non colsi... Ah, sì, De Amicis. Gozzano. Ah, già. Sì. Beh, sempre poesia torinese. Ecco, i fiori mi fanno sempre questo effetto. La febbre del fieno. Sì. Salute. Grazie. Lei non è allergico alla clorofilla? No, questo non, ma sono allergico agli sternuti. Appena vedo uno che... Sternute, scusi. Scusi, sa. Prego. Alfredo, per piacere. Com'è? Una spremuta d'arancia. Subito. Un momento. Prego. Tu non prendi niente? No, grazie. Torno subito. Quel cameriere è un modo di fare? No, anzi, mi sembra simpatico. Sai cosa ho deciso? Appena arriva Fabrizio gli parlo. Vedrai che capirà. Se ha una qualità è quella del buon senso. Li volevi bene, eh? Sì, è così
buono, premuroso. Del resto è tutta colpa di mia madre. Perché? Te l'ha scelto tua madre? Ti sembra un tipo che si fa scegliere i fidanzati? Io volevo andare al mare, lei è voluta venire per forza qui. Beh, forse era meglio se fossi andata al mare. Se è così, nessuno ce lo ordina. In fin dei conti ci siamo dati solo un bacio. No, aspetta, io l'ho detto perché mi devo ancora laureare. Ci vuole del tempo. E io mi vado a innamorare come uno stupido. Mi fai una rabbia. Per te chi si innamora è uno stupido. Silvana, tu lo sai che io ti voglio bene. A me non importa di aspettare. Sono sicura che diventerai un grande medico. E avrai un bellissimo studio ai Parioli, moderno, attrezzato. Sei proprio fissata con lo studio ai Parioli? Dicevo, i Parioli così, per la clientela. Ah. E i tuoi che ne pensano? Beh, mi sembra un po' prematuro, no? Bisogna pensarci in tempo. Parlane a tuo padre. Hai capito? Ah, sì, sì, ho capito. Ne parlerò. Vuoi che tuo padre non ti dia i denari per aprire uno studio ai Parioli? Sì. Grazie, Alfredo. Vada. Prego, vado. Padre Serafino! Padre Serafino! Che c'è? C'è Padre Serafino? Sì, aspetta un momento. Ah, sei tu, che vuoi? Padre, gli devo chiedere un piacere. Di che si tratta? Mi deve sciogliere dal giuramento. Quale giuramento? Quello su Santa Genore. A Genore chi? Ma Santa Genore è il santo, no? Dica, ma che stai imbriacato prima mattina? Santa Genore non esiste, ma pure lì santo ti inventi. Ah, se è così allora va bene, come se niente fosse, padre, arrivederci. Che come se niente fosse? Arrivederci. Un momento, di che si tratta? Che cu? Che cu? Cosa vuole? Ma come, signor? Ma che dice? Allora, che vuole? Eh? Sa, stamattina la signora mi ha chiamato. Ah, stamattina lei si presenta adesso. Ma le pare un servizio che funziona, questo? Ha ragione, scusi. E si metta la giacca un'altra volta? Sì, sì. Hai capito che bel servizio? E poi non devo lamentarmi. Va bene, va bene. Anche la lettera che mi hai mandato con il foglio in bianco, anche quello era per il disservizio? Ma hai detto che scrivi tutti i giorni. Ma se non c'ero scritto niente? Per forza, qui non succede mai niente. Te lo auguro che non succeda mai niente, ricordatelo. Se mi accorgo di qualche cosa, non mi conosci. Io vorrei sapere perché lei non bussa. E io vorrei sapere perché lei bussa. Prego? Perché bussa sul muro. Perché sono d'accordo con la signora. Ah, siete d'accordo, ma io le rompo Ernesto, la faccia. Ernesto, sta ferma, va via tu. Ma qui si equivoca di nuovo, signora, la prego di spiegare qui al signore. Ho io il permesso al signore per via della radio. La radio, quale radio? La radio, la signora tiene la radio a volume spiegato e dà fastidio, disturba tutti, i bambini, anche la signora, vero? No, a me no. Ma sì, io l'ho detto, bussi sul muro quando le dà fastidio. Allora mi sono sbagliato, va bene. Però eviti, cammina tu. Mi scusi, mi chiamo Bianchi. E io mi chiamo Rossi. Come sarebbe a dire? Sarebbe a dire che mi chiamo Rossi. Lei si chiama Bianchi e non mi posso chiamare Rossi. Ma guarda un po'. Basta, sono stufa, me ne vado. Sono diventata la favola dell'albergo per colpa tua, disgraziato. Sta attenta come parli. Sai, t'ho fatta diventare una signora io. Non mi importa di essere una signora. Pronto, portineria. Senti, io sono malato di fegato. Ho una pronunciata neuropatia e soffro di cuore. Ma no, che medico? Chi mi chiama il medico? Mi deve cambiare stanza. Qui vicino sta succedendo casamicciola. Io devo stare tranquillo, ho bisogno di pace, di serenità. Sì, capisco. Provvederemo subito, signor Rossi, sì. So io quello che mi costi. Ah, quanto ti costo? Sapessi quanto mi costi tu? Abbastanza di qui. Torno a Roma. Beh, invece no, tu rimani qui. Sono io. Basta. Che decido. Pronto. Direttore, il conto per favore. Il conto? Ah, partono oggi? Sì, signora, subito.
Il conto del 18, eh? Va bene, il conto. Signorino, il 20. Grazie. Pronto, signor Rossi? Guardi, può fare a meno di cambiare camera. I suoi vicini partono oggi stesso. Prego, per carità. Pronto? Sì, signor Bianchi. Ah, non partono più? Ma la sua signora mi aveva detto che... Pronto? Signor Bianchi! Pronto! Oh, scusi, signorina. Sì, signora. Cercavo un disco. Violino Zigano. Non c'è più. Guardiamo un poco, i tovarieri sono tutti qua. Ciao. Ciao. Dammi quel piatto per piacere. E allora? Stai nei guai? No, sei guai. Dammi il pane. Ma dico io, ma perché non gliel'hai detto prima? Non lo so, che poi... Non ci ho pensato per niente. Vedi, non era questo il problema grosso. Io credo bene. Ma adesso, invece sì. Prima c'era un fidanzato di mezzo, anzi, c'è ancora. E poi non credevo che le cose andassero a finire così. Perché è finita male? No, no. È finita bene. A me pensa che quando sei caduto dal seggiolone a 6 anni, io e tua madre abbiamo preso la cosa troppo alla leggera. Non scherzare, papà, è una cosa seria. E allora parla. Sono 2 ore che parli ancora, tu ho capito. Insomma, adesso le dovrei dire che... Che? Che sei finito in cameriere? Sì. E diglielo. Certo. Ma siccome non gliel'ho detto subito, adesso... Adesso? Beh, adesso... Adesso mi vergogno. Ti vergogni? Ma no, papà, hai capito male. Mica perché fa il cameriere, che c'entra. Soltanto che lei crede che io abbia i genitori coi quattrini e io gliel'ho lasciato credere. È di questo che mi vergogno. E allora siamo in 2 a vergognarci. Eh sì, perché io mi vergogno di averci un figlio fesso come te. Ma che c'entra? Io ho chiesto un consiglio. Ma che consiglio? Ma io mi sono stufato da darti i consigli. Mi sono stufato da fare trabaglia, mi sono stufato. Ma perché ti ci arrabbi? E me ci arrabbio, sì, me ci arrabbio. Lucia, parliamoci chiari. Tu dici di no e rivolti la frittata da tutte le parti. Ma a te, che tuo padre porti la giacchetta bianca, non te va e non te è mai andato. Ecco come stanno le cose. Ma che c'entra? Mica siamo nell'800. È peggio. Perché io ero orgoglioso di mio padre che faceva il cameriere da ragno col Frank e i baffi a Umberto. E lo dicevo a tutti. Ma perché vivevi in un altro ambiente? Ah sì? Allora hai tirato fuori il rospo finalmente. Senti papà, io... Ma lascia perdere. La colpa è mia che t'ho mandato all'università. Te devo far mettere la giacchetta bianca pure a te. Eccola siccome. Invece no, io ho voluto il figlio dottore. E me sta bene. Lo sai perché a me piaceva che mio padre facesse il cameriere? Perché lo volevo fare pure io. Già. Forse chissà se avesse fatto un altro mestiere. Per esempio, lo strasciarolo. Mi sarei vergognato come te. Lo sai che la fa? Dì che sei il figlio del padrone della Fiat. Dai, Margherita, muovite, benedetta! Ti sta a far l'uovo? Meglio, meglio! Neanche una rinfrescata in fase. Ti te rinfreschi un po' troppo, tutto il giorno in bagno. Neanche te che avessi il moroso. Potevi anche essere. Ciao, no? Cos'è? Ciao! No. Ecco sta, trancatite che è il moroso. Perché non dovrei averlo? Se non l'avessi non venirei a casa a mezzanotte. Dei metti, faccia parlare le lucciole. Faccia parlare le lucciole, ti che andare a timmi col fusto, cara mia. Non ti dà tante arie, coccola. Se volevo parlare dei fusti, allora ce l'ho anch'io, tanto per la regola. Beh, non. Così siamo già in te. E ti, Marietta, ti sei ancora a scapola? Visto che sei così sceme tutte quante, voglio proprio farvele cari baffi. Aspettate tose e metteve tutte sulla tenti. Varrete che spada! Ma sei Carletto! E sei il mio moroso! Se siamo fidati a ieri! Tu porco malnato, fiol d'un can! Non ho passato minuti fa! Guardio! Tu fiol d'un can! E mica che ho da 8.000 franchi anche per andare a Roma! E mi 10.000! E mi 7.500! Maledetto! No, no, domani cominciamo a studiare sul serio, sennò sono dolori. Lo sai che sono proprio un cretino. Ti dirò, la rivelazione non mi stupisce, me ne ero già accorto da me. E adesso sto nei guai con papà e con Silvana. E tutto questo perché non ho avuto il coraggio di dirle subito come stavano le cose. Ma no, questo è il mio della faccia. Ma se mi ci sono già asciugato i piedi stamattina. Avanti. È tardi. Buonanotte. Buonanotte. Con
quello che paghiamo di tasse potrebbero anche tenerle meglio le strade. Ho bucato due volte. Ho una sete. Gli ha parlato? Ma sei arrivato adesso. Buongiorno, signora. Buongiorno. Prego. Grazie. Prende qualche cosa, signora? Sì, un vermo. Signorina? Niente, grazie. Un whisky con molto ghiaccio. Benissimo, vengo subito. Cameriere, dica. Due whisky, per favore. Che? Due whisky. E suo marito cos'ha? Non si è visto stamani? Sta poco bene. Ha passato una nottataccia. La cena di ieri sera. Ha mangiato troppo, eh? No, troppo poco. Solo spinaci. E nella notte ha avuto un mancamento. Cameriere, vengo, signore. Scotch. Frasca di acqua e vino. Per fare bella figura basta il colore. Comandi, signore. Io le ho chiesto un rabarbaro e lei ci ha messo il sels. E si usa, signore, io credevo... Io non le ho detto di metterci il sels. Lei non deve fare come le piace. Ci volevo l'acqua. E signore, lei non mi ha detto niente. Siccome tutti prendono un rabarbaro al sels, io in ogni modo io posso... Io non sono tutti. Pago e voglio essere servito come mi piace. Certo, signore, gliele porto una. Non mi va più. Come? Adesso non mi va più. Ma signore, ma... Se ne vada, se ne vada. Ma... Tutti uguali. Cafoni, ladri. Ladro sarà lei. E rispetti chi lavora. Se lei è tanto fegatoso, il rabarbaro non lo prenda né con l'acqua né col sels, ma puro. Lei che c'entra? Come si permette? E poi lei chi è? Quel cameriere, mio padre, se lo vuol sapere. Come? Sì, signore. E se dice ancora un'altra parola, le faccio ingoiare tutto a suon di schiaffi. Beh, ma che ti è preso? Non hai sentito quello che ti ha detto? Ho sentito. Beh, è uno di quelli che credono che sul prezzo ci è compreso pure il diritto di insultare il cameriere. Ma che mi importa? Io sono abituato. E allora? Mi dovevo stare zitto? No. E se stavi zitto eri una bella carogna. Oh, lo sai, mi ha fermato una signora. Dice, lo sa che lei c'ha un figlio proprio in gamba? E un'altra? Beh, è meglio che me ne vado. C'ho tanto da fare stasera. Lucia. E la ragazza? L'ha sentito pure lei, no? Credo che basti. Stai nell'albergo e non balli. Ma io faccio parte del personale, no? Lella? Ma io ci posso venire. Mandanna, così mette una giacchetta. Allora, sono 24 secco, 24 boccate e 24 pastrugno. Spumante niente? No, se vuoi che ti faccia lo spumante, me lo devi dire la mattina a buon'ora. Ciao, c'è Santino, noi andiamo. Ah, tieni conti, ha fatto dal saldo, hai capito? Checco, un momento. Buonasera, buonasera padre. No, un momento, vi devo parlare. Ieri non sono potuto scendere in paese. Ma perché? Che è successo? Come che è successo? Bene, parliamo un'altra volta. Buonasera, padre. Ma Checco non te l'ha detto? Beh, sai, mi sono scordato. Ah. Quando l'altro giorno è venuto da me, io gliel'ho detto che questo Sant'Agenere non esiste. Il giuramento non è valido. Ma lui è scappato via come un fulmine. Ma dove andava con tanta fretta? Beh, c'è da fare, sa, per lavoro. Beh, padre, non fa niente. Come volete, figlioli, pace e bene. Oh. Andiamo, Checco, che fai tardi. Buonasera, padre. A lei, io sto a guidare. E beh? Beh, state ferma con le mani. Se no, mi entra un fosso. Beh, certo che sto ferma, Checco caro. Anzi, ti devo dire la verità. La colpa è tutta mia. Tu sei un giovanotto e ho fatto male a tenerti la catena corta. Mi sono comportata troppo opprimente con te. Ma che dici? Tu hai sentito il prepotente bisogno di evadere. Ma chi evaso? Chi? Prima, l'idea del tradimento non la sopportavo. Ma mo che la frittata è fatta... È entrata anche la rassegnazione. Ma quale frittata? Ma io con quella non ci ho fatto niente. Io sono veramente innocente. Grazie, Checco, grazie. Tu mi vuoi consolare con le tue pietose bugie. Ma tanto non serve. Io mi sono convinta che fra noi ci deve essere una maggiore comprensione reciproca. Ah, questo sì, eh. Ci vuole molta, molta comprensione. Ale, appena si fermava ti dà un bacio. Lo vedi come sei assassino? Tu con un bacio le donne te le compri tutte. Beh, ma che c'entra? No, 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 ci sai fare, io lo so. Se tu volessi, sai quante avventure amorose che ci avresti? Sì, adesso sono diventata addirittura Casanova. Beh, in fondo mi posso considerare una donna fortunata. Ti sei accontentato di una sola avventura.
Ma che avventura, quello è stato un graviccio. Te saluto, che? Ma dove vai? A ballare, con tanti uomini che ci stanno, anche io mi vado a levare qualche crapiccio, no? Tanto ci vuole comprensione reciproca, vero? Mm. A lei la sento. Ha finito di chiacchierare? Vado a prendere le bottiglie, presto. Subito. Ciao! Ciao! Oh, com'è che mi si dà d'appuntamento qua? Preferivi andare al ballo? No, ma che ballo? Io devo andare a letto presto, domani parto, vado a Roma. Allora dai, vieni. Ma fa che? Ma dove lo portiamo? Vado al bosco? Certo, là non ci vede e non ci sente nessuno. Ma tutte te le sai? Mia cara, non ti pare un po' una foresta tropicale? Piena di insidie? Sì. Ti proteggo io. Siete qua, ferma un po', ferma un po'. Ho sentito come un bruscio. Come è pieno di bagarrozzi quasi. Forza, forza, no, aiuto! No, fermo, aiuto! Fermo, aiuto! Venezia traditrice! Avanti. Permesso? Ah, è lei. Oh, buonasera, la stavo aspettando, un momento solo. Lei però me lo deve dire quando cambia di stanza, signorina mia. Ieri, per esempio, ho bussato alla porta di uno che, con rispetto parlando, si stava facendo il pediluvio. Oggi sento dire, avanti, entro facendo cucù e mi trovo davanti un estraneo. Ha ragione. Ma come sta bene? Le piace. Una cosa bellissima. Margherita. Lei stasera le batte tutte. Vorrà farmi l'onore di concedermi un ballo, un valzer? La prego, signor Rossi. Oh, sarebbe ora di darci del tu, se siamo fidanzati. Se proprio lo desidera, ma non è la mia stanza. La prego, usciamo, signor Rossi. Oh, dagli con questo, signor Rossi. E va bene, ma ora usciamo, altrimenti mi costringerai a impedirti l'accesso in camera mia. Ma se non ti trovo mai, anch'io volevo cambiare di stanza, ma per fortuna quei due matti sono partiti. Ma scusa, levami una curiosità. Sì? Perché tu cambi sempre di stanza? Perché capito sempre vicino a qualcuno che russa. Allora? Le debbo parlare. Va bene. Cosa c'è? Lei ha cambiato due volte di stanza perché i vicini russavano? Sì, perché? Non riesco. Lei russa. Forte. Io russo forte, signorina. E non crede che... Non c'è niente da fare, è questione di conformazione organica. Ma cambiando posizione, stringendo la bocca con una benda ben passata sotto il mento... Fatto. Russo dal naso. Oh, è terribile. È terribile, lo so. Peccato, peccato. Tutto andava così bene, tutto combaciava i difetti miei con i suoi. Ma forse con due stanze separate? Separate di mezzo chilometro, ci vorrebbe la reggia di Capodimonte. Ma che? Peccato, peccato. Potrei prendere dei sonniferi. Palliativi. Palliativi? Peccato. Peccato davvero. Col tempo so che ci si abitua. Non mi ci sono abituato neanche io. Pensi, alle volte mi sveglio di soprassalto, così da me stesso. Oh, santo cielo. Dobbiamo saper guardare la realtà in viso, Margherita. Non tanto per un riguardo a noi stessi, quanto per la nostra salute. Al pensiero che lei non potrebbe dormire, non dormirei neppure io. Ha ragione. Beh, ciò non toglie che possiamo scendere ugualmente. No, grazie, signor Rossi. Stasera non mi sentirei proprio di ballare. Buonasera. Buonasera.
Che fai, non scendi? No, studio. Guarda che se per Silvana non è che si diverte tanto, sai, ha un muso lungo così. Tra lei e la madre e quell'altro sembrano tre mummie. Non me ne importa niente. Beh, prestami 2000 lire. Mi servono per la consumazione. Ho agganciato una del paese, una che ci sta roba fina. Dopo ti racconto, eh? Lei ha mai pensato di partecipare ad un concorso di Miss? No, veramente, sa, qui viviamo in un paese di provinciali. È un vero peccato. Lei è fidanzata? No. Perché questa domanda indiscreta? Posso offrirle un whisky? Eh? Un whisky? No, no, grazie. Preferisco andare all'aperta a prendere un po' d'aria. Ehi, giovanotto. Beh, questi aranciati. Subito. Sì, ho preso la laurea 2 anni fa. Ora esercito in una clinica privata. Prego, si accomodi. Grazie. Ma lo sa che lei è carina? Chirurgo? Anche, ma adesso... Ah, quelli con la maschera di pezza bianca! Ah, scusi, sì, signorino, se mi permetto. Lei cosa vuole? Scusi, ma la signorina è la mia fidanzata. Non le dia retta, non è vero, sa? No, lei dia retta a me, se vada a fangiretto, che gli fa bene al fisico. Ti proibisco. Dottore, lo metto a posto. Ah, se le cose stanno così... Oh, ma che sei ammattito? Così ti impari, e zitta, eh? Anche, ma... sta zitta, se no te gonfio. Mai stufato. Hai capito che mai stufato? Mannaggia. Beh, domani mattina vai per occhio a cacciare le carte. Così impari, va bene? Si può sapere che cos'è stasera? Per tirarti fuori una parola ci vogliono le tenaglie. Niente. Ho sete. Vado io a prenderti l'aranciata. Tanto qui non si vede nessuno. Senti, Silvana, non credere che io sia cieca, sai. Mi sono accorta che ti piace quel ragazzo. Io non ti voglio influenzare perché alla tua età ho deciso di testa mia. Soltanto non vorrei che fosse uno dei soliti amorazzi che cominciano in agosto e finiscono con le prime piogge. Io ti dico solo una cosa, Silvana. Pensaci, perché si tratta del tuo avvenire. Ci ho già pensato, mamma. E ho deciso. Oh, ecco qua. Non ora. Grazie. Balliamo. Balliamo. No, no. Ho capito. Ho capito benissimo. Sono cose che succedono, no? Solo che potevi anche dirmelo prima. Ma prima non c'era niente. Te l'ho detto ora perché mi dispiace, Fabrizio. Lo so. Mi dispiace molto. Ho capito. Non pretenderai anche che ti consoli adesso, no? Hai ragione. Perdona. Cosa vuoi perdonare? Contenta tu. D'accordo, Silvana. Addio. Grazie.
signorina Pozzi? Oh, signor Rossi, lei non parte? No, fra qualche giorno. Ho deciso di fare una cosa. Che cosa? Sa, i miei genitori avrebbero dovuto pensarci quando ero bambino. Adesso, alla mia età, è un po' dolorosetto. Ma insomma, avrei deciso di farmi togliere le tonsille. E anche le adenoidi. Sì, e crede che... Sì, spero di sì. Oh, ma è doloroso? Più o meno, ma sai, questione di un attimo. Zappete! Signor Rossi, io... Arrivederci. 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 Auguri. Arrivederci! Allora arrivederci fra 15 giorni. Sicuro? Sicuro come una palla, da domani si studia sul serio. Ormai le distrazioni sono finite. Arrivederla signora, buon viaggio. Grazie, ecco, oh no, scusi. No, no, per carità signora, dia, dia. Prima di tutti non siamo ancora parenti, poi anche se lo fossimo, prendere la mancia non è un insulto. Fa parte del mestiere e io non mi vergogno affatto del mio mestiere. Allora, arrivederla di nuovo. Arrivederci. Ciao, piccolo. Arrivederla signora. Arrivederla signorina e a presto. Arrivederci, Luciano. Arrivederla, signora. Mi sa tanto che il prossimo tango è tuo, eh? Arrivederci.